Benvenuti, oggi torniamo a parlare di curiosità su Adolf Hitler. Infatti vedremo fotografie, immagini, video relativi agli aspetti più privati della vita del Führer. Del dittatore tedesco si ha un'immagine abbastanza chiara della sua immagine pubblica. Essa riflette i principi di invincibilità propagandati dal partito nazista e lo si vede attraverso la gestualità dei suoi discorsi e la cura maniacale delle coreografie durante le adunanze del partito. Inoltre, di Adolf Hitler si conosce il pensiero, dal momento che abbiamo a disposizione innumerevoli ore di discorsi alla nazione, nonché un libro scritto di suo pugno, il Mein Kampf. Ma della vita privata di Hitler cosa abbiamo, a parte alcune testimonianze di coloro che facevano parte della cerchia più ristretta? A dire il vero, di veramente concreto abbiamo ben poco. Hitler teneva particolarmente a mantenere riservata la propria vita privata e diffondere informazioni o ancora peggio immagini del proprio mondo personale poteva costare anche la vita. L'immagine del dittatore doveva essere una sola, quella di un uomo votato esclusivamente alla Germania. Nell'immaginario del popolo tedesco doveva apparire quasi come un semidio, pronto a portare la sua nazione verso la vittoria finale. Per questa ragione poco si doveva sapere della sua vita privata, dei suoi difetti, dei suoi gusti, addirittura del suo passato. Mantenne addirittura segreta la sua relazione con Eva Braun, perché nell'immaginario collettivo doveva avere una sola sposa, la Germania. Quindi quel poco di concreto che abbiamo della vita privata di Hitler lo dobbiamo prevalentemente a tre persone: ai suoi due fotografi personali e proprio alla sua compagna, Eva Braun. In questo video vedremo foto e immagini video rimasti segreti o nascosti per molti anni dalla fine della guerra e che ci hanno fatto capire molto della vita privata e della personalità di Adolf Hitler. Il primo dei tre personaggi di cui parleremo fu il fotografo del Reich, Heinrich Hoffmann. Heinrich Hoffmann fu l'autore di quasi tutte le foto che conosciamo del dittatore, tant'è vero che fu il fotografo ufficiale del regime. Non solo ebbe un ruolo fondamentale come fotografo, ma fu anche parte della cerchia ristretta dei collaboratori di Hitler, tanto da essere investito di un vero e proprio ruolo politico. Hoffmann era presente in tutte le manifestazioni pubbliche del Führer, ma anche negli incontri privati con altri esponenti politici e capi di Stato. Egli era quindi l'unico autorizzato a fotografare Hitler da vicino e, nonostante fosse uomo di fiducia del dittatore, le sue foto non sfuggivano alla censura e quelle non gradite al Führer venivano distrutte. Ci fu però una sequenza di fotografie scattate nel 1925, quindi prima della salita al potere di Hitler, che il fotografo riuscì miracolosamente a salvare e a pubblicare nel dopoguerra. Esse si rivelarono molto importanti per comprendere la personalità e il carattere del dittatore. Esse ci mostrano un uomo molto vanitoso e molto preoccupato del suo aspetto e della sua immagine pubblica. L'album contiene le immagini in bianco e nero del leader nazista mentre compie gesti espressivi e inusuali nell'atto di provare i suoi discorsi pubblici. In uno scatto si vede Hitler alzare il pugno in aria, mentre in un altro sembra essere rivolto ad un pubblico immaginario. È stato anche fotografato con addosso i Lederhosen, i pantaloni corti di cuoio tradizionalmente diffusi in Baviera. Quest'ultima è stata sempre rigettata dal Führer per il fatto di sembrare quasi di mettere la dignità sotto i piedi, ma anche delle altre ne vietò la pubblicazione sempre per una questione di dignità. Le fotografie furono comunque esaminate da Hitler, che le utilizzò per decidere come affrontare la folla. Pare che dopo aver visto una dove indossava il cappello da SA, decise di abbandonare quel cappello e di non indossarlo mai più. Secondo lo storico Roger Murhaus, Hitler utilizzò Hoffmann come cassa di risonanza. E queste foto ci confermano l'attenzione che ci mise per ottenere una particolare reazione da parte del suo pubblico. Quindi, grazie a queste foto private di Hitler e ad Hoffmann che le conservò in segreto, gli storici hanno potuto comprendere meglio la personalità del dittatore.
Una personalità vanitosa, perfezionista, preoccupata per il suo aspetto pubblico. Ma queste foto hanno rivelato anche le sue capacità di politico moderno, perché aveva capito quanto fosse importante la comunicazione del corpo per trasmettere i propri principi. Harry Kaufmann ebbe anche un altro merito, cioè quello di presentare al Führer la sua assistente, che poi diverrà la compagna di Hitler, Eva Braun. Eva Braun è il secondo personaggio di questa storia. A lei dobbiamo ore di straordinari filmati, per la maggior parte a colori, girati al Berghof, la dimora montana di Hitler. La cinepresa da 16 mm con cui girava questi video le fu regalata proprio dal Führer e non mancava occasione per utilizzarla, soprattutto durante le feste organizzate dalla stessa Eva Braun o durante gli incontri con i massimi esponenti del partito nazista. I video che ci ha consegnato sono molto importanti per capire le abitudini e la personalità di Hitler mentre era lontano dagli impegni politici. Queste immagini ci mostrano un uomo amante delle camminate lungo i sentieri di montagna, spesso percorsi in compagnia di qualche suo fedelissimo. Pare che percorresse chilometri interi e che questa attività non fosse sempre apprezzata dal compagno di turno, che ovviamente era obbligato a fare senza alcun cenno di protesta. Da questi video emerge un uomo amante dei cani, infatti è ripreso più volte a giocare con Blondie, il suo pastore tedesco, ma anche amante dei bambini, e spesso lo si vede scherzare con i figli degli ospiti presenti ai suoi ricevimenti. Inoltre, le immagini di Eva Braun ci danno una visione quasi completa di quello che era il Berghof, la residenza privata di Hitler tra le montagne bavaresi. Questo era un posto bellissimo, con una grande terrazza e una grande finestra panoramica che si affacciava tra le vallate e le montagne circostanti. Pare che quando Hitler fece costruire l'edificio, in seguito distrutto dagli alleati, fece anche requisire e saltare in aria una fattoria presente nella vallata, perché a suo dire rovinava il paesaggio. I video di Eva Braun poi ci hanno riservato anche un'ultima sorpresa. Un gruppo di studiosi, con l'ausilio di un software particolare, è riuscito a leggere il labiale di ciò che diceva il Führer in questi video, che naturalmente mancavano del sonoro. Ebbene, quello che emerge è un Hitler molto diverso dal dittatore, che con le sue parole infuocate seduce folle deliranti. In alcuni frammenti dei video, infatti, parla del suo amore per il cinema ad alcuni ospiti ed afferma anche di apprezzare Topolino. Il Führer si mostra infastidito dal fatto che la Braun non abbia gradito la visione di un film e afferma sarcastico: «Capisco che a te non è piaciuto il film di ieri sera. Io so che cosa vuoi vedere adesso. Tu vuoi Via col vento». Hitler trova anche un po' di tempo per scherzare con Eva Braun, che lo sta filmando con la cinepresa. E come un amante felice dice: «Che cosa fai? Filmi un uomo vecchio? Dammi la cinepresa che ti riprendo io». La guerra però è sempre nei suoi pensieri, anche quando è in compagnia della sua amante. «Tu mi parli di vestiti che non ti entrano più, ma prova a immaginare i miei problemi», le dice in un altro momento catturato dalla cinepresa. In un'altra ripresa si vede il capo nazista in una scena domestica giocare con alcuni bambini. «Tu dovrai essere un ragazzo coraggioso», dice Hitler ad un bambino ariano. «Tu un giorno sarai uno stupefacente soldato». Nei dialoghi Hitler fa continui riferimenti di dare alla Germania un impero millenario e alla sua popolazione un benessere mai visto. Durante una ripresa afferma: «Ogni famiglia tedesca deve avere una cinepresa. Ogni aspetto della ricchezza della nazione deve essere catturato». Il terzo personaggio di cui parleremo oggi è Hugo Jäger, un altro fotografo personale di Hitler. Anche lui, come Hoffmann, era spesso presente alle occasioni ufficiali in cui partecipava Hitler. Ma, a differenza di Hoffmann, realizzò tantissime fotografie a colori, realizzate con costosissimi rullini Kodak davvero rari in quell'epoca.
Egli fu il fotografo del Führer dal 1936 al 1945 ed oggi abbiamo a disposizione circa 2000 fotografie a colori di straordinaria bellezza e importanza, perché ci fanno vedere il Terzo Reich in modo più vivido e dettagliato rispetto alle fotografie in bianco e nero. I colori delle immagini di Jäger ci consentono di comprendere la potenza della propaganda nazista e quanto le scenografie degli eventi pubblici fossero curate nei minimi dettagli, ma anche la portata numerica dei seguaci del nazismo. Oggi però non ci soffermeremo sulle foto ufficiali, ma su altre venute alla luce molti anni dopo la fine della guerra e che ritraggono gli spazi privati di Hitler. Prima di farvele vedere però è curioso raccontarvi la storia di queste fotografie. Infatti Jäger riuscì a impedire che gli scatti venissero requisiti dagli alleati utilizzando uno stratagemma. Egli teneva i negativi in una borsa di pelle accanto a una bottiglia di cognac. Un giorno venne fermato a un posto di blocco dagli statunitensi che si accorsero subito degli scatti e sospettarono che fosse un collaboratore nazista. Fu solo grazie alla bottiglia di cognac che Jäger riuscì a passare con le fotografie, perché la divise insieme ai soldati che dimenticarono il prezioso contenuto della borsa di pelle. L'uomo riuscì successivamente a seppellire le immagini in 12 vasetti di vetro in un terreno fuori Monaco. Jäger tornò ogni anno a controllare che i vasetti fossero al loro posto, fino al 1955. In quell'anno disseppellì definitivamente tutte le fotografie e le archiviò in una cassetta portavalori in una banca. 10 anni più tardi le vendette alla rivista Life, che le pubblicò su carta, e nel 2009 anche su internet. Vediamo allora le incredibili foto a colori degli spazi privati di Adolf Hitler. Quelle che avete visto sono le stanze private del governo tedesco, in particolare quelle della cancelleria, uno dei posti più blindati al mondo. In pochi uomini potevano entrare nelle stanze del potere della Germania nazista e ancora meno potevano portare con sé anche una macchina fotografica. Grazie alle foto di Jäger è stato possibile conoscere i gusti estetici di Adolf Hitler. Egli amava circondarsi di raffinati arredi, preziosi dipinti della scuola olandese e italiana e prestigiose sculture. Non dimentichiamo che Hitler era un amante dell'arte, tanto da definirsi esso stesso un artista. Non è un segreto che in giovane età tentò di entrare nell'Accademia di Belle Arti, ma con scarso successo. Alla fine di questo viaggio abbiamo scoperto 3 personaggi che con il loro lavoro e le loro immagini hanno dato agli storici molte più informazioni su chi era davvero Adolf Hitler. Grazie ad Hoffmann abbiamo potuto scoprire di più sulla personalità e il carattere del leader nazista. Ad Eva Braun e ai suoi video dobbiamo molte informazioni sulla vita privata e sulle passioni di Hitler. E infine, grazie a Jäger, abbiamo potuto scoprire i suoi gusti estetici e artistici. Se avete apprezzato questo documentario, fatemelo sapere nei commenti, ma non dimenticatevi di lasciare il vostro like e di iscrivervi al canale per non perdere le prossime live che facciamo ogni lunedì insieme agli storici per parlare di tantissime curiosità della storia. Grazie per avermi seguito e alla prossima!